Salvatore Girone, uno dei due marò italiani indagati per la morte di due pescatori del Kerala in India, tornerà in Italia durante la sessione inerente all'arbitrato. Lo ha deciso lo stesso tribunale dell'ONU che ha accolto la richiesta italiana. L'ordinanza verrà resa pubblica ufficialmente nella giornata di martedì. La prima notizia è stata data dal premier italiano Renzi durante una conferenza stampa a Firenze. E mentre i familiari gioiscono per l'India, si tratta di un brutto colpo, visto che solo pochi giorni fa aveva duramente polemizzato sulla vicenda inerente appunto il ritorno di Girone, e lo ha fatto anche in questa circostanza, dicendo che l'Italia non ha interpretato correttamente l'ordine del tribunale. La stessa rappresentanza italiana, e anche per bocca del ministro degli esteri Gentiloni, aveva anche fatto sapere che l'India deve assolutamente riconoscere il tribunale dell'arbitrato. Per il presidente della giunta regionale pugliese Emiliano si tratta di una notizia molto bella. Anche i familiari che hanno appreso dalle televisioni quanto è accaduto si sono detti soddisfatti e attendono il ritorno del loro congiunto.